un esempio perché ci dà coraggio. Lei era da sola davanti a tante persone importanti. Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, dice Greta Thunberg, 15 anni, lunghe trecce bionde, una ragazzina che da sola è stata capace di scatenare una sorta di rivoluzione per svegliare le coscienze dei potenti sui rischi del riscaldamento globale. Qui siamo ad Ancona, dove in più di 3.000 hanno sfilato lungo il Viale della Vittoria per poi ritrovarsi in Piazza Roma nel Friday for Future, una manifestazione libera che ha coinvolto 1.000 persone a Macerata, 2.000 a Senigallia, oltre 1.000 a Pesaro e cortei in diverse altre città marchigiane. Hanno aderito gruppi scout, movimenti, associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente e Comitato Trivelle Zero, sindacati e scienziati. La molla parte dai giovani e porta in corteo anche insegnanti e genitori. Credo che ci si concentra troppo spesso sugli aspetti negativi di una generazione, ma oggi è la dimostrazione che siamo capaci di fare cose molto grandi. Io, senza il presente, quindi senza le persone che adesso fanno dei cambiamenti, io non avrò un futuro. È come se un topo avesse costruito una trappola per topi ed è per questo che dobbiamo sentirci i primi responsabili. Questa giornata ci dà sicuramente molta più fiducia nella nostra generazione e quelle più piccole. Prima si parla del clima e poi tutto il resto. È una giornata in cui credo che ciascuno di noi si possa anche prendere un'ora di permesso per testimoniare simbolicamente questa emergenza che è veramente attuale. E ho portato i miei figli perché penso che sia importante per loro, vitale direi, avere un pianeta più pulito. E ai ragazzi di questa generazione spetta il compito prima di tutto di usare degli stili di vita sostenibili, la scelta di quello che noi mangiamo. In fondo siamo noi che scegliamo la classe politica.